Complimenti. Intanto Ciao. possiamo dire che il tridente mandorliniano è diventato sinonimo di tridente zemaniano. Insomma, risultati così, poi così larghi, già il secondo consecutivo, cioè non consecutivo, ma vicino. Sinceramente, interessa poco. Non sono uno che si esalta. Io credo che eravamo troppo importanti il risultato, vincere così. Niente, eravamo davanti a una squadra che aveva dei problemi, magari anche un po' esagerato, però era troppo importante, magari nasconde quello che era proprio la situazione più importante, che dovevamo vincere a tutti i costi. Quindi siamo partiti bene, poi insomma, la partita ha preso una piega subito a posto, quindi insomma i gol sono contento, però molto moderatamente, magari sbaglio perché non è mai facile comunque fare gol. Sono contento perché insomma ha fatto gol, qualcuno magari potevo lasciarlo dentro, non mi piace, magari avrebbe fatto gol anche lui, però era troppo importante riuscire a fare delle rotazioni e soprattutto vincere, così è stato. Ecco, no, aggiungo una cosa sempre su questo. È vero che valgono sempre 3 punti queste vittorie, però sono anche un messaggio importante per le inseguitrici, anche a livello psicologico, insomma, di imporsi come la squadra più forte. Si crea poi anche un certo timore riverenziale, forse, nei confronti del Padova. Ma noi non è questo il messaggio. Noi, il messaggio nostro è che abbiamo vinto la partita e sarà così. Cercheremo di vincere il più possibile. È chiaro che sappiamo che magari a Legnago oppure con l'Arezzo, sono tutte partite che possono giocare dopo è facile, però anche noi, insomma, loro di ritiro erano insomma, a livello nervoso, avrebbero avuto una reazione. Siamo stati bravi a mettere subito a creare situazioni di difficoltà e oggettivamente si vede che è una squadra che ha delle problematiche, quindi bravi a sfruttarle, però messaggi non per noi. Stiamo facendo bene, stiamo crescendo, tutti sono dentro il progetto, va bene così. Ecco, senti, sono Stefano, ciao Andrea. Ciao. Proprio quello che hai detto, secondo me in questo momento rappresenta la svolta importante, cioè il fatto che tutti sono dentro al progetto. Però è indiscutibile che anche oggi su 6 gol, 3 li hanno firmati i nuovi. Allora ti chiedo, questo valore aggiunto... Anche non ho capito, Stefano. Come? Non ho capito, 3 li hanno firmati e attaccati. Allora, volevo capire questo, secondo te, al di là della qualità e anche del fatto che ti dicevo anche l'ultima, anche domenica dopo la partita con la Fermana, che la rosa era comunque già buona, questo fatto di avere proprio aggiunto ulteriore qualità e anche un altro modo di affrontare offensivamente l'avversario, perché secondo me questo tridente, oggi è messo anche dentro Biasci, porta ad avere delle punte, oltre al centravanti, delle punte degli esterni che sanno andare a rete, sanno stringere, chiudere e andare a rete. L'azione bellissima dell'1-0 proprio nasce da Biasci che pesca con il taglio Chiricò sul palo opposto. Quanto può darti in più dal punto di vista proprio dell'esito finale? Cioè, secondo te questo Padova è salito ulteriormente ancora di qualità? Al di là del primato, no, ma il tridente, noi giochiamo con i tre attaccanti e loro devono fare gol. Anche se mi piace sottolineare che i nostri centrocampisti hanno fatto quasi 20 gol, cioè è tanto per un reparto. Quindi abbiamo due reparti che hanno fatto tanti gol. Poi non abbiamo Nicas, è un mese che non ce l'abbiamo. È chiaro che siamo sul mercato, abbiamo preso giocatori che magari dovevano compensare delle lacune fisiche. Perché non l'abbiamo mai avuto Daniele, Francesco si è fatto male, è un giocatore di piede invertito, ed è arrivato Chiricò, che è un giocatore fantastico. Quindi chiaramente abbiamo aumentato il potenziale e la qualità, però quello voglio dire, se giochi così è chiaro che prediligi i tre attaccanti e i centrocampisti. No, quello che volevo dirti prima, insomma, oggi ha fatto gol Simone, credo sia il nono, il decimo gol, più quella Coppa Italia, ha fatto più di 10 gol, un centrocampista. Ronaldo, se tira il rigore, anche lui 8-9 gol. Sono giocatori, compresi gli altri, abbiamo fatto quasi 25 gol. Adesso ho fatto due calcoli solo con i centrocampisti. Quindi è un reparto che lavora, crea, quindi
lo dico sempre sottovoce, parliamo piano, però insomma, abbiamo aumentato questi ultimi arrivi con Biasci, con Cissé, con Chiricò, assolutamente abbiamo aumentato il bagaglio e il potenziale offensivo. Proprio per quello che dicevi prima, mister, su Biasci, insomma, hai detto anche che sarebbe piaciuto che si avesse segnato anche lui, ma il cambio era già preventivato all'inizio perché non ha ancora troppo minutaggio, magari non stava molto bene? No, era già, ma avevo già pensato prima della partita che se era fosse stata a posto, magari potevo farlo giocare ancora un po', quindi, però avevo già deciso di fare tre cambi forzati, così volevo vedere un po' Claudio con la stessa, più o meno le stesse caratteristiche di Biasci, e far giocare Emil davanti alla difesa e rimettere dentro Simone che insomma, aveva fatto un paio di partite che non stava bene, volevo mettergli ancora almeno 40-50 minuti nelle gambe, e quindi Gasbarro poi era già, aveva avuto una munizione, quindi non volevo rischiare niente, quindi mi ha fatto tre cambi forse un po' forzati, forse soprattutto Tommaso poteva magari aspettare un attimo, però ormai avevo scelto quella strada lì e sono andato dritto. Ecco, senti, sì. Io ho visto un ottimo Alfredson. Oggi secondo me ha fatto un'ottima partita, anche dando la possibilità, ho visto che nel secondo tempo gli hai chiesto di fare il regista di portando su Ronaldo a destra quando è uscito Sabra. Questo è importante per te anche proprio nella acquisizione delle certezze della qualità del gioco che il Padova deve avere, come vuoi tu del resto. Ma Emi è un giocatore che non ha velocità estrema, però sa sempre dove muovere la palla, come muovere, i tempi in cui la muove, quindi non è, deve soltanto sta tranquillo, può giocare la mezzala davanti, anche lì il primo tempo ha giocato lì dentro, però non è mai facile, con Biasci non ho mai giocato, non è sempre così tutto finito, abbiamo preparato anche il gioco, visto che insomma giochiamo le situazioni un po' di gioco, quindi un giocatore che dobbiamo ritrovare, si sta ritrovando e può essere per noi importante in diversi ruoli e come esperienza, come gestione della palla, anche in partite che ormai sono a posto come questa. Mi stai tornando un attimo sui cambi. Giustamente li hai anticipati, visto che il risultato era abbastanza sicuro e visto le tante partite che hai. Ma proprio, avendo molta abbondanza di giocatori di qualità in molti ruoli, potremmo vedere spesso queste staffette quasi magari con cambi all'intervallo, non lo so se poi il risultato lo permette, ovviamente. Ah, non so, oggi è andata così, non lo so, alla prossima, non lo so. Questa è stata, non l'ho mai fatto, ho voluto forzarla subito e magari, non so, magari si riprovone, magari in altri ruoli, magari con altri giocatori differenti, però una prova che ho voluto fare è andata bene, perché insomma, chi è entrato si è fatto trovare subito pronto, anche perché insomma partite in corsa magari diverso, ho voluto vedere, provare anche questa situazione di prepararsi, quindi partire dall'inizio, va bene, però ogni partita poi magari è diversa, però questa qui l'avevo pensata un po' anche la notte, pensavo di cambiare se il risultato fosse non a posto, però sono abbastanza indirizzato, almeno fare un cambio, almeno 30% della squadra, almeno tre giocatori, è così stato. Senti, perdonami, io l'ultima domanda che ti faccio, però magari torno sul dato statistico e sui numeri. Ti chiedo, non ci hai detto ancora nulla sul fatto che sei tornato primo e che comunque hai conquistato questo titolo di campione d'inverno. Vabbè, ieri ci avevi già anticipato che non te ne fregava molto del titolo di campione d'inverno, però credo che sia anche una bella soddisfazione per te e per i tuoi ragazzi, o no? Comunque, il fatto di essere primo. No, sì, vabbè, siamo primi assieme a loro, anche se non lo sconto diretto, però, ripeto, era lì, è stato un risultato importante e ci tenevamo tanto, perché comunque dovevamo pareggiare le partite con gli altri. Era una partita che già tante altre volte, poi le partite, ripeto, hanno delle storie diverse, e dovevamo assolutamente portarla a casa. E siamo contenti, infatti domani gli do un giorno di riposo, quindi riprenderemo venerdì, perché già domenica Legnago sarà un'altra partita con un altro spirito, con una squadra assolutamente diversa. Però i risultati, come mi hai detto tu, e
anche se magari faccio finta di non credere, insomma, danno fiducia, danno morale, danno convinzione, e mi auguro che questo non ci abbandoni più, che sia con noi sempre, allora, anche nelle difficoltà e anche con partite che ci creeranno delle difficoltà diverse, noi ormai abbiamo qualche certezza in più, e questa cresce sempre di più. Grazie. Prego.